Ciao a tutti ragazzi, oggi è una giornata meravigliosa perché ho ricevuto una cosa. Mi è arrivato il mio primo pacchetto dalla Lush. Dovrebbe essere un unboxing video, ma l'ho già aperto perché non potevo resistere. E quindi niente, l'ho provato a richiudere solo per fingere che non sia stato aperto, ma in realtà è un'illusione. Quindi, anche se non è un video unboxing classico, a noi non frega una cippa di minchia, quindi allons-y! Io partirei dalla scatola. Profuma di paradiso, è buonissima. Ho visto il postino essere scaravoltato dall'altra parte della strada mentre tentava di aprire il furgoncino per prendere questa scatola. È stato colpito da un'onda energetica di profumo, cioè una Kamehameha. Se esiste. Un po' mi dispiace per lui. Però è riuscito a portarmi questo piccolo pacchetto di distruzione di massa, quindi apriamolo. Se già l'esterno mi ha emozionato, l'interno non si apre più. L'interno mi ha demolito, in senso positivo ovviamente. Apriamo, apriamo il pacchettino, che non so se vedete. Premetto che ho acquistato soltanto due cose dal sito della Lush e aprirne e trovarne di più mi ha emozionato troppo. Ho detto troppe volte la parola emozionato, ma chi se ne frega. Probabilmente ci sarà qualcuno che starà dicendo: io compro sempre roba dalla Lush e fanno sempre così. Beh, per me è la prima volta, quindi shush. Perché l'ho chiuso? La prima cosa che ho notato, a parte questo fantastico libricino Fresh Air della Lush con tutti i prodotti ed è molto utile, ho trovato questo fantastico bigliettino che è bellissimo, veramente ti rende personale la cosa, diventa personal. E c'è scritto: buone profumate giornate da Rosy. Grazie Rosy! Ho spaccato il microfono. Grazie Rosy. Andiamo avanti. Ah, quali sono le cose che ho comprato? Le due famosissime cose che ho preso sono il Unicorn Horn. È veramente bello, non lo apro perché l'ho già distrutto, nel senso che si è rotta la punta e quindi vi metterò una foto tipo ora. Avete visto? È bellissimo, lo adoro. Poi andiamo avanti, ho preso l'Abracadabra ed è fenomenale. Lo cercavo da un po', mentre gli Unicorn Horn. Mentre il corno di unicorno è in edizione limitata e anzi è finito perché ci sono andata. Ho provato a vedere prima e mi diceva out of stock e mi dispiace tanto per quelli che lo volevano prendere. L'Abracadabra invece dovrebbe esserci sempre, anche in negozio. Io in negozio ci vado poco perché ci sono andata penso due volte. La volta in cui volevo andare a comprare una cosa era chiuso. Grazie Elisa, saprai tutto. E niente, questo è veramente buonissimo. È una delle cose più fighe della glass. È fatto con zucchero semolato e quindi si può mangiare. Serve a levare tutte le pellicine che si formano, tipo le mie labbra che sono la luna. Ed è dolcemente aromatizzata al gusto di caramella alla fragola. Quindi se ti vuoi sentire un po' Barbie, prendi questo. La mia fotocamera è un po' gnorri e non me la metterà mai a fuoco. Gnignigni. Andando avanti abbiamo i regalini della Lush. I campioncini. Abbiamo, questo non è un campioncino, è proprio un pezzo di sapone. La 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 la.
lo devo tirare fuori. Il primo omaggino che mi hanno dato è il Candy Candy, il sapone stuzzicante alla vaniglia. Ma buonissimo. Sentiamo. Che profumo. Voi non lo sentite, ma è molto profumato. Però non ha la stilla. Nella foto c'è la stilla, questo non ce l'ha. Ci piace lo stesso, dai. Il prossimo prodotto è rullo di tamburi, il detergente per il viso Angels on a Bare Skin. Tra l'altro mi piacciono un sacco queste confezioni, questi barattolini versione puffo, è bellissimo. Io poi ho una faccia gigante, quindi ci vorrà un sacco di prodotto. Il terzo omaggino è l'Happy Hippie, il gel per la doccia, sempre nel fantastico barattolino portatile. E abbiamo l'ultimo, che è la maschera piperita per il viso e per il corpo. Questa mi ha intrigato un sacco e la voglio subito provare, perché ho provato soltanto l'Abracadabra, ma questo no. E se è buono lo prendo, cioè sarà buono di sicuro, però dipende, ho la pelle delicata. Bene, e per ultimo ma non ultimo, l'imballaggio che non esce. L'imballaggio magico. E con questo abbiamo finito. Spero che questo video vi sia piaciuto tantissimo, molto, un po' va bene. La mia domanda per voi è la seguente. E per i veterani? Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento qui sotto oppure un video risposta. Alla prossima, ciao! Avevo questo addosso prima. NBA. Aiuto. Tra l'altro ho dovuto cancellare anche il video prima. Ne avevo fatto uno stupendo, però era tutto sfocato. Che macchina di merda.